a posto. Di Leonardo, quelli che Poi per il preferiscono resto, allora la verifica riguardava le stagioni 2013-14, 14-15, 15-16, 16-17. L'ultima, ok. Le altre tre sono quelle dei debiti e di quest'altro. Si chiamano brogli elettorali. Quando si fanno le elezioni li chiamano brogli elettorali. Qua sono brogli fiscali notevoli. E vi posso dare qualche numero? Allora, IVA 2013-14 circa 79.000 euro. IVA 2014-15 circa 200.000 euro. IVA 2015-16 sono 162. Per chi ne mastica, se c'è IVA c'è anche qualcos'altro, ci sarà IRAP e ci sarà magari, non ho visto nel dettaglio, forse un po' di IRES, ma sicuramente ci sarà anche dell'IRAP. E questo, se mettete insieme quello che vi ho detto, fa circa 450.000 euro, che non è tanto. 440. Però poi c'è l'IRAP e quindi diciamo, vi assicuro quasi 500.000 euro. E queste sono le imposte che sono venute fuori da questa verifica. E il problema poi è che questo verbale è andato all'Agenzia delle Entrate, e perché sarà l'Agenzia delle Entrate che dovrà poi. E ci saranno le sanzioni. Ora, senza entrare nel dettaglio, perché poi se vi dico, come il presidente prima, se vi dice il modulo capite l'allenatore, se io vi dico il tipo di sanzione capite anche il tipo di illecito. E non credo sia il caso in questa sede, però vi assicuro che sono sanzioni importanti, non il 30%. Per chi di voi è abituato a ricevere la cartella da Equitalia o Agenzia della Riscossione, il 30% non è il 30%. Le sanzioni saranno il 120%. Quindi diciamo che mettendo insieme tutto questo arriviamo a quasi a circa 1 milione di euro di cose da pagare. Sempre che poi l'Agenzia delle Entrate non tiri fuori anche qualche altra cosa che adesso non sappiamo, perché poi loro prenderanno questo malloppone e se lo studiano, perché poi la Guardia di Finanza si limita a dire che cosa ha trovato che non va, poi l'agenzia che fa i conti. Quindi questi sono i nostri conti. Normativa fiscale alla mano e tipo di omissione, abbiamo calcolato le sanzioni. Poi, se l'agenzia ce ne dà delle altre, le aggiungiamo. C'è la possibilità della rateizzazione di questa sanzione? Allora, diciamo che tutto quello che proviene dall'Agenzia delle Entrate si può rateizzare in rate trimestrali, 20 rate trimestrali. Poi dobbiamo vedere nel caso specifico che cosa possiamo fare. Per quanto riguarda questa sanzione, io penso che si sfoci anche nel penale, c'è la possibilità che poi si risalga a chi ha commesso queste inadempienze? Io so solo che in Guardia di Finanza mi hanno detto che hanno trasmesso degli atti alla Procura della Repubblica. Poi a chi, come e perché, questo non mi è dato sapere. Sicuramente ci costituiremo parte civile quando sarà, il nostro amministratore non avrà questi problemi. Diciamo che noi siamo usciti puliti. Il problema è che però i debiti sono i nostri, non li possiamo, non abbiamo il tempo di lasciarli là, perché purtroppo la normativa, la FIGC, ci richiede di risolvere il problema, di pagarle, perché una normalissima azienda, magari una normale SRL, una normale SPA, avremmo il debito iscritto in bilancio, abbiamo dei tempi tecnici per discuterne. Per vedere come pagarlo, per chiedere un finanziamento, per fare. Con la normativa nostra stringente, che non è quella fiscale, noi non abbiamo tutto questo tempo, cioè noi dobbiamo mettere, purtroppo, pagare, dobbiamo pagare a rate o tutto in un colpo, lo dobbiamo pagare appena ci arriverà, perché quando ci viene notificato una cartella, un avviso, noi abbiamo tempi stretti per rateizzare, pagare. Non la possiamo lasciare là come si fa quando a casa nostra arriva la TASI e cominciamo a dire ma ho pagato l'IMU, ma la TASI è la stessa cosa, la devo pagare e la lasciamo là. Poi la paghiamo in ritardo, non succede niente. Noi non lo possiamo fare. Quindi quando ci arriverà il verbale all'Agenzia delle Entrate, noi avremo 60 giorni per risolvere il problema in qualche modo. O scappare.
Questo è, se dovesse tante volte, c'è una parte di quello della vivere in se Riccardo Marocco il mattino. Vabbè, quindi ho già risposto in effetti a quella domanda che volevo fare, quindi la sanzione ancora non è stata notificata, chiaramente, quindi lei parlava di calcoli, eccetera. Però vi assicuro che noi questo è un verbale, quindi noi non dobbiamo tenere conto nel bilancio. Nel prossimo bilancio, quello che si chiude adesso, perché magari per chi è più tecnico, noi non facciamo un solo bilancio l'anno. Noi come squadra di calcio ne facevamo due fino all'anno scorso, adesso ne facciamo di più, perché facciamo anche le trimestrali. Ogni trimestrale va certificata e nel momento in cui ho un verbale notificato, devo obbligatoriamente fare un accantonamento in bilancio. Quindi la mia perdita cresce, al di là poi della sanzione e con tutti gli effetti che poi ne conseguono. E poi la domanda fatta un po' da profano, nel senso che esclude una proposizione di un ricorso? No, questo sicuramente lo valuteremo. Non è detto che tutto quello che è scritto qua sia vero, però è chiaro che se ci rendiamo conto che il 90% di quello che è in questo verbale corrisponde a verità, fare un ricorso che ci farà poi aumentare, perché poi il ricorso non ci consente di non pagare, perché quando si fa un ricorso si paga a meno che non ci danno, diciamo, bloccano la provvisoria esecutoria esecutorietà di questo atto, allora ci consentono di non pagare, ma lo deve stabilire poi la commissione tributaria, se noi ci possiamo fermare e non pagare, altrimenti dobbiamo pagare. Paghiamo, poi alla fine del ricorso avevamo ragione, ci vengono rimborsati, abbiamo torto, paghiamo pure le spese di soccombenza. Quindi andrà valutato, è chiaro che se effettivamente questi numeri sono reali, facciamo il ricorso per fare cosa? Per pagare di più? Se il Presidente al suo progetto, noi dobbiamo far quadrare anche questo nel progetto, far rientrare per forza. Pasquale Gallo e Salvatore Dotto. Buonasera. In attesa di questo, la società Casertano, quindi il presidente D'Agostino, ha finito già di pagare altro o sta ancora pagando altre vecchie situazioni? Il presidente D'Agostino sta pagando quello che abbiamo detto l'altra volta. Non li riporto tutti quei numeri, non li ricordo a memoria. Erano circa 1 milione di euro che sta pagando, avevamo detto nell'orizzonte temporale dei prossimi 2-3 anni, vero? Ricordo bene? Questo era l'orizzonte. Ovviamente è arrivata qualche altra cosa. Oltre a due gestioni già pagate. No, ma rispetto a quei numeri sono arrivate altre cose. Non abbiamo preso un punto di penalizzazione. Anche. Ok. E pagando tutto quello che c'è da pagare, attenzione. Che non è pagato, non avere un punto di penalizzazione. Avere un punto di penalizzazione vuol dire che ha pagato tutto. Non è così. Pagare i calciatori è il 50% di una gestione. Poi c'è un altro 50% da pagare. Cosa che non è stata pagata gli anni addietro. Dottore, signor, scusa, gli atti in procura e costituzione di parte civile alleggeriscono la posizione debitoria dell'attuale società? Debitoria no, almeno non nei prossimi anni. Poi se dovessimo, insomma, costituiti di parte civile, insomma, se dovessimo avere la meglio in questo giudizio, ma i tempi della giustizia li conoscete, se mai dovessimo recuperare qualcosa dai responsabili, credo di immaginare un orizzonte temporale di almeno 10 anni, probabilmente fra 10 anni chi ci sarà dopo di noi avrà i risultati, prenderà, diciamo, una parte di quello che noi abbiamo, non sto scherzando, realmente un giudizio, se solo questa verifica è durata quasi un anno, immaginate quanto altro ci possa volere per tutto il resto. Noi faremo tutto il possibile perché chiaramente per il presidente la Casertana non è solo la sua Casertana, è la Casertana, quindi la sua idea è di non creare problemi a chi mai dovesse arrivare dopo di lui, non come è capitato a noi. Quindi se mai lui un giorno dovesse decidere per qualsiasi ragione di lasciare, chi viene dopo non deve trovare i disastri nostri, perché l'obiettivo è sempre che la società vada avanti,
con noi o con altri, ma deve vivere perché lui crede in questa realtà. E quindi noi faremo tutto, cioè parte civile, tutto quello che si può fare per recuperare qualcosa. Poi se ci sarà lui ne godrà i benefici, se ci saranno altri andrà chi ci sarà, andrà la società, la Casertana. Io vorrei soltanto però che sì, loro soprattutto sapessero per bene quello che chi ha gestito la Casertana ha fatto dal 2013 al 2016. Io mi rendo conto del vostro imbarazzo. D'altro canto l'ho scritto sul Mattino per cosa è l'ipotesi di reato, però vorrei che fosse chiaro a tutti, magari che per quello che potete lo spiegaste anche voi. Ripeto con quello che ho scritto sul Mattino, per cosa è scritto fesseria, va bene? La precedente gestione dal 2013 al 2016 ha emesso false fatture al fine di evadere l'IVA. Di conseguenza, quei 500.000 euro che voi dite sono soldi che ha detratto la gestione dalle spese di gestione della scuola. Scusatemi, in sostanza si può dire che hanno fatto la presentazione dei soldi dello Stato in una parte. Non posso rispondere. Grazie. No, io mi sento. Vi posso solo dire di avere la mente molto aperta su questo argomento, di andare molto al di là dei vostri confini. Spaziate liberamente. Solo questo. Altro. Cosa? No, no, il verbale Guardia di Finanza è pubblico. Non so se glielo danno, perché per la privacy non glielo danno, cioè è chiaro, però è pubblico, l'abbiamo ritirato. Il resto non lo sappiamo veramente neanche noi. C'è la procura che sta indagando. Sì, e vabbè, c'è il segreto perché non è però chiuso. È giusto che loro facciano il loro e spero che lo facciano fino in fondo e il restassero tutto quanto. Almeno questo. Visto che ci hanno messo in condizione di farla fallire, che l'intento era quello, attenzione, non è inutile che ci giriamo intorno a quella cosa. L'intento era quello, che oggi si fa la promozione da voi, però non è successo, sono stato un po' sfortunato. Verrebbe ripagato, Presidente. Ogni cosa a suo tempo, come la legge della vita. Se non ci sono domande, avvocato, è legge. Se non ci sono altre domande per arricchire la discussione, il Presidente non ha altro da aggiungere. Chiudiamo. Penso che non ci siano state discussioni negative per quanto riguarda questa situazione. Per quanto riguarda la società sta qua, è presente e viva, anzi forse più di prima. Era giusto che presentavamo questa situazione, perché già ne avevamo parlato in tempi passati. Siamo qua. Tempi per tornare alla squadra, tempi per l'allenatore. Tu mi pago il biglietto quando trasi. Tu mi pago il biglietto. Morì. Meno male che non ci stavano più domande. Un attimo alla programmazione futura. Il mese quanto ce l'abbiamo confermato è quello che ha fatto sulle magliette durante. Sì, credo di sì, perché ci siamo dati una setta di mano, persone per bene, quindi no, non credo. Si stanno avvicinando con le risultati. Qualcosa si sta muovendo, quindi ripeto. Questa è una cosa molto positiva, quindi oggi abbiamo un pochettino di più credibilità, quindi lavoriamo meglio, qualcosa si sta muovendo, io spero che qualcosa succederà, però a prescindere da questo non è per un progetto, era per una crescita in tutto, cioè, quindi c'è il pubblico, amministrazione, sponsor, società, squadra, tutto, deve essere un insieme di tutto. E okay. Mi sembra che a oggi qualcosa si è mosso. Ok, noi vi ringraziamo, grazie a tutti.